Vicepresidente Lolli, questa mattina c'è questa protesta, questo sit-in dei lavoratori della Daico qui dinanzi alla regione di Pescara. Lei ha incontrato una delegazione anche di sindacalisti. Cosa chiedono questi lavoratori? Ma qui siamo di fronte a una vicenda che non nasce oggi. Noi abbiamo già da tempo seguito insieme alle organizzazioni sindacali e all'RSU questa vicenda della Daico. Parliamo delle aziende più importanti, un vero gioiello del nostro territorio, che ha diversi stabilimenti a Manoppello, a Chieti, ma anche a Chiriscalo, ma anche a Colonnella, ed è un'azienda che in questo momento ha una produzione intensa, realizza utili, quindi dovremmo stare tranquilli. In realtà non stiamo tranquilli perché guardiamo un po' il futuro di questa azienda e siamo molto preoccupati dal fatto che un'azienda che opera nel settore dell'automotive con produzioni importanti e non ci garantisce sul futuro, non ci presenta un piano industriale credibile, non sta investendo in ricerca e sviluppo e piuttosto sta facendo una serie di atti che sembrerebbero andare in direzione di indebolire piuttosto che di rafforzare. Noi l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto vari incontri, abbiamo anche firmato con le organizzazioni sindacali e l'azienda un protocollo presso la regione, protocollo nel quale l'azienda si impegnava, qualunque tipo di eventuale iniziativa, di comunicarla al sindacato. Il problema principale è che l'azienda sta mettendo in campo alcune operazioni senza contrattarle con noi sindacato, che siamo stati sempre disponibili nel corso degli anni a trovare soluzioni anche a situazioni più difficili. Quindi questo cambiamento di rotta, questo cambiamento di atteggiamento ci ha portato a manifestare, e più alcune operazioni di smantellamento su R&D e qualità ci porta ad cominciare a avere qualche campanello d'allarme. Non ci sono stati però licenziamenti? Ci sono stati spostamenti, quindi non sono licenziamenti veri e propri, però quando tu indebolisci dei reparti, cioè togli delle mansioni, indebolisci giustamente, sono sempre degli esuberi, perché se togli due persone a una sala prototipi hai creato due esuberi.